Salve professor Albertini, lei oggi parlerà di modello Dosen. Che cos'è? So che c'è uno studio molto importante presso il suo centro, ce ne può parlare? Beh, Anton Dosen è uno psichiatra che tra i primi ha introdotto e ha sottolineato quanto nella valutazione dello sviluppo dei bambini non si può tenere conto solo di aspetti cognitivi o di aspetti funzionali, ma bisogna porre molta attenzione allo sviluppo emotivo che si correla bene con lo sviluppo del sé, con la struttura di personalità, e specialmente quando ci sono disordini dello sviluppo o disabilità dello sviluppo. Molto spesso si trascura come il bambino va strutturando la sua personalità, elementi che invece incidono molto su quello che poi sarà lo sviluppo dell'intelligenza emotiva e sociale, che molti autori nel mondo ritengono essere estremamente importanti per quello che sarà l'impatto sulla sua qualità di vita e sul suo funzionamento, dimostrando che una buona intelligenza emotiva e sociale influenza enormemente anche l'intelligenza più razionale per problem solving. Quindi è un autore che ha proposto uno schema di osservazione che peraltro attraverso un nesso ricerche di validazione sta diventando, oltre che uno strumento qualitativo, che può essere quindi un'osservazione videoregistrata, anche uno strumento quantitativo, si sta ora arrivando a una validazione. E questo è importante perché non sono molti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione per valutare in condizioni ludiche lo sviluppo emotivo di un bambino. E il campione è sostanzioso perché sono tantissimi i bambini che avete valutato. Sì, beh, noi abbiamo osservato con questo strumento 2500, quasi più di 2500 bambini. Adesso avremo l'anno prossimo ospite Dosen proprio per cercare di andare a vedere un po' poi i correlati con altri aspetti dello sviluppo, e quindi rappresenta questo patrimonio, un patrimonio di una certa importanza.